Montemarano, qui al campus FIDE, al quarto campus FIDE, per un corso sulla protezione dei minori e l'educazione digitale. Temi importantissimi e fondamentali, soprattutto anche e soprattutto per il mondo cattolico, naturalmente. Certamente, in linea con Orizzonte alla futurità, che è la parola chiave di questo campus, anche i temi normativi che trattiamo in tutti gli incontri e convegni perché fanno parte della gestione quotidiana delle opere, però li stiamo analizzando proprio nella prospettiva di uno sguardo al futuro, in termini anche fortemente ecclesiali, perché come sappiamo la Santa Sede in questi anni sta spingendo tantissimo all'aumento della protezione dei minori anche nel mondo digitale. E quindi, in linea con queste sollecitazioni, affronteremo tutti i temi che riguardano la protezione dei minori nell'ambiente fisico e nell'ambiente virtuale, e quindi il tema che è connesso della responsabilità del personale docente, dei coordinatori e dei gestori. Dico solo qualche parola chiave: responsabilità nella vigilanza, responsabilità nel cyberbullismo, responsabilità rispetto ai possibili abusi che potrebbe commettere il nostro personale laico e religioso, e bullismo, che è un tema che per la FIDE in questi anni è stato un tema centrale. Quindi l'orizzonte è quello di fornire ai docenti e ai coordinatori indicazioni chiare sui rischi, ma soprattutto indicazioni operative sui comportamenti da osservare tutti i giorni. Una battuta, Montemarano, sull'importanza della formazione proprio in sé per sé, quindi di un campus, magari in queste, diciamo, date estive, quando, secondo un po' la vulgata comune, il professore staccherebbe un pochetto, no? Questi famosi 3 mesi di ferie, che invece sono magari invece l'occasione per prepararsi a nuove sfide, perché di fatto la scuola, dopo questi 2 anni, sta cambiando modello. Certo, beh, in questi anni la FIDE si è spesa tantissimo per la formazione in presenza, a distanza, approfittando di tutti i momenti e gli strumenti possibili. Abbiamo durante l'anno ricavato diverse ore, però ovviamente quando i docenti sono impegnati nelle attività è difficile per noi poter avere di nuovo uno spazio estivo, anche residenziale, dove potersi anche confrontare e fare gruppo. È particolarmente importante e prezioso, e questo dimostra anche, per chi non lo sapesse, che non è vero che gli insegnanti nel mese di luglio stanno sotto l'ombrellone, ma stanno qui lavorando per il futuro e per garantire quella continuità che in questi anni, anche con la pandemia, le scuole cattoliche hanno dato al sistema. Perfetto.